Stile Alive, il vinile, è di nuovo sulla cresta dell'onda. Sopravvissuto alle cassette, all'evento dei CD e di tutta la tecnologia digitale, il vinile è sicuramente ancorato a un pubblico di nicchia, ma proprio per questo appassionato. Un miracolo che i lavoratori del settore considerano senza limiti. 20 anni fa mi avevano detto di cercarmi un altro lavoro perché i dischi in vinile sarebbero spariti, rimpiazzati dai CD. Lavoro ancora nello stesso settore. La produzione è già pianificata per i prossimi 15 anni, ma credo che potremo vivere ben più a lungo. La rinascita del vinile si è resa possibile soprattutto grazie a gruppi musicali sorti nell'indie rock come gli Arctic Monkeys e The Killers. Il rilancio del vinile è avvenuto quando le case discografiche hanno percepito che la promozione dei singoli su disco poteva funzionare. Per i gruppi musicali è stato un forte segno di riconoscimento che rientra nella mitologia di cui è composto il rock and roll. Come Elton John o David Bowie escono ancora con i vinili. Non solo per nostalgia, ma soprattutto perché le vendite vanno a gonfie vele. Negli ultimi 2 anni le vendite sono raddoppiate, non solo perché la nostalgia spinge verso il vintage, ma perché anche gli appassionati cercano, come per la vecchia scuola della musica hip hop e soul, un suono caldo come quello sprigionato dal disco. Nel Regno Unito quest'anno il vinile più giovane che mai ha raggiunto nelle vendite quota 500.000 esemplari. Il boom si attende per Natale.